È stato il giorno del dolore a Vallo Scalo e Ceraso per l'ultimo saluto a Francesco e Raffaele, vittime dell'incidente stradale avvenuto domenica mattina sulla Cilentana. I funerali del 33enne e del 49enne, uniti da un atroce destino, si sono svolti contemporaneamente ieri alle 16.30. Nella chiesa di Santa Chiara a Vallo Scalo, l'addio a Francesco. Nella chiesa di San Nicola di Bari di Ceraso, i funerali di Raffaele. Un pomeriggio di dolore per tutta la comunità cilentana. Tantissime le persone che hanno raggiunto i due centri per unirsi al dolore della famiglia Merola e Vivone. Le due chiese troppo piccole per contenere il fiume di amici, familiari e conoscenti. Raffaele, un padre strappato per sempre all'amore della moglie e dei suoi quattro figli. Francesco, un ragazzo nel pieno della sua vita. I loro destini si sono drammaticamente incrociati sulla Cilentana, all'altezza di Perito. Uno scontro frontale che non ha lasciato scampo ad entrambi. Raffaele era una brava persona. Le parole di Don Antonio Greco, parroco di Ceraso, era l'uomo del sorriso, nonostante le sue preoccupazioni di padre, era sempre gentile con tutti. Un gran lavoratore, aveva educato i figli nella crescita. Don Antonio poi lancia un messaggio ai ragazzi presenti. Guidiamo con prudenza, ha ribadito. Sulla Cilentana ci sono state già troppe vittime. Poi un invito alle istituzioni a mettere in sicurezza la strada che versa in condizioni disastrate. Occorrono interventi per renderla sicura. L'ANAS ha iniziato, ma ha trovato una strada in condizioni preoccupanti. Mi raccomando, ragazzi, togliete il piede dall'acceleratore. Davanti alla chiesa di Santa Chiara a Vallo Scalo c'erano tanti giovani ad attendere la salma di Francesco. Indossavano tutti una maglietta bianca con la stampa di una foto del 33enne. All'uscita della bara il cielo si è colorato di bianco con centinaia di palloncini in volo. Lo sguardo verso l'alto, una lacrima, un sorriso, per te che voli in cielo, Checco. La frase scritta sullo striscione che gli amici hanno messo dinanzi alla chiesa. Viviamo questo momento difficile. Le parole di Don Salvatore Montorosso, parroco di Vallo Scalo, ci dia consolazione e forza il non saperci soli nel dolore per la morte del caro Francesco. È un momento difficile perché devastati da domande e da dubbi. Il parroco si è unito al dolore dei genitori di Francesco. Il loro tempio da domenica mattina, ha ribadito, è lesionato dal dolore ed ha invitato i giovani alla riflessione, perché Francesco e Raffaele sono state solo le ultime vittime della Cilentana, diventata un cimitero del Cilento. Il parroco ha poi affidato agli amici di Francesco e genitori dello sfortunato 33enne affinché trovino conforto nella loro solitudine. Le vite di Francesco e Raffaele si sono intrecciate fatalmente. Merola stava rientrando a casa a Vallo Scalo, aveva trascorso la serata con gli amici. Vivone stava iniziando una giornata lavorativa. Uno dei due, per distrazione, un colpo di sonno, un sopparso azzardato, ha invaso la corsia opposta. Il sostituto procuratore spedaliere, arrivato a Vallo da pochi giorni, ha aperto un fascicolo di indagine. La famiglia Vivone ha nominato l'avvocato Cannavacciuolo.